Salve, è molto importante essere ottimisti. Ci sono tante cose che possono considerarsi difficoltà, problemi, oscurità nella nostra vita, ma è importante capire che in questo gioco di chiaroscuri che è la vita dell'uomo, grazie a Dio, la luce sempre vince. Non vincono le tenebre. Questo è come un buon film, dove alla fine uno può davvero avere il happy end, perché Dio è dalla nostra parte. È molto importante essere ottimisti, perché? Perché crediamo nella vita, ma se crediamo nella vita è perché crediamo in Dio. Noi non siamo, diciamo così appunto, dei New Agers, no? Non siamo credenti di facili soluzioni che spiegano tutto. No, siamo cristiani, ma i cristiani crediamo in Dio Padre. E crediamo in un Dio che è provvidenza assoluta, che è governo assoluto, che ha preparato per noi il miglior cammino. E crediamo nel suo Figlio che ha voluto segnare la strada per la quale dobbiamo camminare. E crediamo nello Spirito Santo che quando siamo in grazia abita in noi e ci trasmette la forza per poter vivere e agire da cristiani in ogni momento. È importante essere ottimisti perché soltanto se siamo ottimisti riusciamo a vedere la mano di Dio dietro ogni avvenimento. Ma volevo oggi commentare brevemente alcune frasi del discorso dell'ultima cena di Gesù, il capitolo 16 di Giovanni, se lo vuoi controllare, del versetto 20 al 23, nei quali Gesù dice qualcosa di troppo bello. Dice, in verità io vi dico, voi piangerete e gemerete, ma il mondo si rallegrerà. Voi sarete nella tristezza, ma la vostra tristezza si cambierà in gioia. Sono parole incredibilmente forti, perché Gesù sa che i discepoli passeranno per una difficoltà terribile, che è la passione, nella quale vedranno morire al suo Maestro, vedranno morire il Figlio di Dio, e Gesù sa che i discepoli saranno tristi, terribilmente tristi, angosciati, impauriti, ma gli dà questa promessa. Dice, la vostra tristezza si cambierà in gioia. Il mistero pasquale non finisce nella croce. Come sai bene, come stiamo festeggiando, il mistero pasquale si manifesta appieno nella risurrezione. Dio sempre vince. Dio è più grande del peccato. Dio è più grande dal male. Dio è più grande di qualsiasi dolore o difficoltà per la quale possiamo attraversare. E questo non è un ottimismo sciocco, ripeto, non è una semplice soluzione di positive thinking, non lo so, di pensa in positivo e così tutto si risolve. No, 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 no. Il cristianesimo è qualcosa di molto più bello, di molto più profondo, perché noi crediamo in qualcuno che è passato attraverso il dolore, che è passato attraverso la morte ed è riuscito a risuscitare, è riuscito a vincere quelle catene della morte ed è questa la novità del cristiano. Noi crediamo in un Dio che davvero è Dio. Noi crediamo in un Dio che è capace di miracoli continui, perché appunto è onnipotente. E quel Dio che è onnipotente, che ha creato tutta questa bellezza, è tuo padre, è tuo fratello, è tuo amico che vive nel tuo cuore. Dipende da te vivere come un pessimista, triste, angosciato, o vivere come un ottimista che pensa che Dio sempre vince.